Ricci. Io ho visto dei dati dell'Unione Italiana Vini e dell'ISMEA che sono dati comunque confortanti per i prodotti italiani, soprattutto per le bollicine italiane. È così o no? È così, ed è soprattutto una percentuale altissima di aumento nella vendita nelle enoteche, ed è così perché i produttori stanno vendendo molto bene per alcuni aspetti, ma aspettano un momento che possa essere un anno, due anni, per far pulire le cantine, proprio perché c'è una fame di vino italiano nel mondo. Ho sentito i miei presidenti nelle varie parti del mondo e mi dicono: Franco, guarda che esiste una voglia pazza di Made in Italy, del vino, del cibo italiano. Poi è chiaro, dicevi tu prima Andrea, che tra coprifuoco e abbinamento vino c'è un abbinamento fantastico, però ecco, aspettiamo quel tempo migliore dove il vino diventa cultura, non soltanto semplicemente la bevuta, no? La bevuta per certo. Chi sto triste, no? Ecco, questo non deve essere. Però, però una cosa te la possiamo chiedere, siccome parliamo sempre tutti i giorni di settori che vivono delle crisi profondissime, settori che galleggiano e settori che invece pur con l'emergenza sono andati molto Bravo. Bene, controcorrente. Il settore del vino, come sta andando nel suo complesso? Nel suo complesso sta andando benino per certi aspetti, per altri benissimo. Dipende dalle varie aziende, come sono strutturate e se vendono appunto all'estero e come vendono in Italia. So semplicemente che la notizia che mi viene dalle enoteche è hanno un più 57% rispetto all'anno scorso. Stanno vendendo vino. Vuol dire che gli italiani vogliono affogare questo maledetto 2020. Per questo non mi piace, Andrea, per questo non mi piace pensare questo. Pensare che ci sarà un grande turismo del vino, che ci sarà una grande visita nei borghi italiani, che ci sarà un massiccio volontà di bere il vino di qualità e di studiare il vino soprattutto. No, ma io questo lo so perché insomma da sempre insomma parli della consapevolezza del bere con intelligenza, con passione, con gusto, approfondendo le cose, questo lo sappiamo. Abbiamo un nostro allievo lì, Marco, che è un nostro allievo. Marco Rizzo, sì, abbiamo svelato una cosa che è quasi Ciao, sommelier. Ciao, ancora non lo è diventato, mi pare. Allora, torno da